Tutto chiede salvezza, serie TV ispirata dal libro di Daniele Mencarelli, Tutto chiede salvezza, edito da Mondadori. Al telefono abbiamo proprio lui, lo accogliamo qui in Facciamo Finta Che per la prima volta. Buonasera Daniele. Salve Daniele. Buonasera dottor Costanzo, buonasera. Come va? Bene? Bene, benissimo. Allora, ricordiamo che il suo libro è finalista al Premio Strega. Sì. Vincitore del Premio Strega Giovani. Poi ha vinto un altro premio, Segafredo Zanetti. Sì, sì. E il premio Anima per il Sociale. La verità di questo libro è che lei racconta un qualcosa che lo riguarda direttamente, pezzi di vita, così? Sì. Sì, ho ripreso un po'. Io vengo da 20 anni di poesia, il poeta lo è quello che per prima cosa, come dire, perlustra, investiga il proprio vissuto. Io ho voluto raccontare questa. E certo, ha fatto bene. Questa settimana di TSO che ho vissuto nel 94. TSO è il trattamento sanitario obbligatorio. Che riguarda le persone che hanno problemi psichici. Allora, lo raccontiamo. Questo TSO, prego, fu fatto a Daniele Mencarelli dopo un raptus di rabbia, diciamo, sì, Daniele, sì, giusto? Sì, così è ripreso, oltre, vabbè, che nel libro, nella serie TV ispirata al libro. E in questa settimana, però, io ho sempre pensato, sia leggendo il libro che guardando poi la serie TV, a quella frase meravigliosa di Alda Merini, ero matta in mezzo ai matti, i matti erano matti nel profondo, ma poi quando sono uscito ho conosciuto i veri matti, i matti erano fuori, esatto, non erano dentro con me nei manicomi. Sì, la merce vera rispetto alla malattia, ma è vero, dice Merini. La leggo giusta, ero matta in mezzo ai matti, i matti erano matti nel profondo, alcuni molto intelligenti, sono nate lì le mie più belle amicizie, i matti sono simpatici, non così i dementi che sono tutti fuori nel mondo, i dementi li ho incontrati dopo quando sono uscita, potrebbe essere un po', la verità, perché spesso nelle persone che soffrono il disagio psichiatrico, la malattia mentale, si ritrova in realtà su certi temi, i cosiddetti temi esistenziali, una grande lucidità e una grande disponibilità. Fuori invece trovi queste palline impazzite che viaggiano a 300 all'ora, facendo finta di essere semidei. Ed è vero, la Merini aveva ragione, lì dentro trovi persone che sono semmai schiacciate dai pesi dell'esistenza. Questo è la verità. Mencarelli, lei quanto è stato coinvolto in queste vicende? Ma io ho passato, diciamo, dai 17-18 anni della mia vita sino a pochi anni fa, nel senso io mi ritengo ancora oggi un uomo con una natura che è disponibile ai temi dell'esistenza, un artista lo deve essere, e che purtroppo in certi magari rischia di riperdere un po', come dire, il controllo di questi temi, non controllare più i temi dell'esistenza ma essere dominato dai temi dell'esistenza. Questo ecco, è un po' il pericolo. Anche se lei ne ha scritto, però cos'è che più spesso le torna in mente di quel periodo lì? Ma io, come sin da bambino, dottor Costanzo, ero divorato, ed è una cosa che amo dire spesso ai ragazzi quando vado nelle scuole: io non sono un credente, mi definisco aspirante credente, non vado in chiesa. Sin da ragazzino io ero totalmente annichilito dai momenti in cui calava dentro di me il niente, il nulla. E come me lo descrive il nulla? Che vuol dire? Il senso che non si trova. E il nulla, cioè l'idea che la vita, per come noi la concepiamo, dalla nostra nascita alla nostra morte, con tutto ciò che c'è di mezzo a partire dall'amore, sia qualcosa di generato dal caos e diretto verso il caos. Una specie di strappo disperato di consapevolezza sullo nostro nell'universo. E quando lo racconta ai ragazzi in questi termini, li vedo che anche loro un po' dicono: ma è possibile essere così? Tutto quello che abbiamo amato, che abbiamo fatto, dall'arte alle canzoni, agli amori, cioè la speranza, ecco, che qualcosa resista, io credo che sia profondamente umano, nella forma che chissà, lo sapremo, come diceva un altro grande poeta, che è un poeta argentino, Borges, in Elogio dell'ombra, diceva: quando arriveremo alla fine sapremo
di che cosa siamo fatti, è un po' questo, però intanto non raccontarci che si sta comodi nel nulla, perché nulla è una visione terribile. Io volevo sapere da Daniele Mencarelli quanto poi quel legame con queste persone così forte, come si sente nel libro, come si vede poi nella serie TV di la regia di Francesco Bruni, lo ricordo, quanto poi questo legame sia rimasto. Perché dà quell'impressione lì di un legame poi difficile da sciogliere con quell'intesa. Io nei tre libri biografici, perché Tutto chiede salvezza è il secondo appunto di una specie di trilogia in cui io racconto tutta la mia gioventù, tutta trascorsa negli anni 90, diciamo che Tutto chiede salvezza è stato un battesimo per me, e cioè il fatto che la grande lezione di vita, il grande esempio, la parola che in quel determinato momento ti salva proprio fisicamente, è ossigeno, spesso arriva da chi meno te lo aspetti. Sì. E le istituzioni spesso che sono create ad hoc per fornire, le istituzioni sanitarie, scolastiche, per fornire strutture, per fornire forme di educazione, di salvezza, spesso non arrivano dove arriva il singolo individuo che si trova nel momento giusto al momento giusto, cioè dove serve a te, accanto a te. Certo, senta Michele, io molte volte mi sono domandato, sai dirmi cos'è la malattia mentale? E non ho mai saputo dare una risposta. Lei ce l'ha? Ma diciamo, io credo che la malattia mentale, io non sono un medico, lo premetto sempre, credo sia divisa in due grandi blocchi, chiamiamoli così. Da una parte c'è tutta quella zona che fa capo ai disturbi psicologici, quindi i disturbi dell'umore, la depressione, l'ansia, quello con cui combatte l'80% dell'Occidente. Poi c'è quell'altra forma di malattia mentale che a me incuriosisce e terrorizza da sempre, sin da bambino, e cioè l'uomo che da un momento a un altro non sa più scindere il mondo reale dal suo mondo interiore. Quindi non sa più se quello che ha di fronte è una proiezione della sua mente o qualcosa di veramente concreto. Esistono libri meravigliosi su questi, cioè un libro, adesso non ricordo, si chiama Operatori e cose, edito da Adelphi, adesso dimentico il nome dell'autrice, ma questa scrittrice Barbara O'Brien. Perfetto, ti ringrazio. È una bibliofila. No, io sono molto attenta alla salute mentale, perché se ne parla sempre troppo poco e ci sono ancora troppi tabù. Quello è un libro meraviglioso perché è un libro meraviglioso perché lei si ritrovò accanto al cuscino questi gnomi, questi piccoli omini che lavoravano alacremente ai loro progetti. Ecco, quella malattia mentale è quel confine invalicabile che a me terrorizza, perché sotto i 40 anni, 40-45 anni, il delirio schizzoide, la schizofrenia, quella latenza può ancora esplodere in tutti. Quindi io ce ne ho 48 e quindi spero almeno quella di averla superata. Però ecco, quello è il vero limite della malattia, quando non sappiamo più scindere ciò che sta dentro di noi rispetto a quello che sta fuori. Ma c'è uno di questi compagni di viaggio, se così possiamo chiamarli, che è rimasto più dentro a Daniele Mencarelli? Ma io, essendo un uomo, come tanta poesia italiana e non solo, che nasce dalla poesia dedicata a questa figura semidivina per me, che è la madre, e il personaggio che mi è rimasto più dentro è senz'altro Giorgio, perché Giorgio incarna l'incubo di tutti i bambini, di tutte le epoche, di tutte le latitudini. C'è una madre che esce di casa per andare a fare le proprie faccende quotidiane e non fa più rientro. Quale bambino non ha mai vissuto il terrore di questo congedo che non lascia nemmeno la possibilità di dire addio? Quindi Giorgio per me rimane una figura, un alter ego, che è alter ego dell'umanità, di tutti quanti noi. Mencarelli, io non so come era lei prima, ma ho come l'impressione che la malattia mentale le abbia fatto molto bene, perché è sicuramente intelligente, spiritoso, acuto. Quindi vi consiglio di leggere Tutto che era salvezza, pubblicato da Mondadori, il suo libro. Se uno mi dice che lei ha avuto una malattia mentale, io penso che sia uno scemo, perché
se la sento parlare non ci credo. Auguri Mancarelli. Grazie a voi. Io dico sempre, appunto, come abbiamo detto all'inizio, che i malati veri spesso stanno fuori. Ma sì, sono tanto curiosi e inquieti. Tante volte i malati veri sono i psichiatri. Convengo con lei, dottor Costanzo, mi permetto di dire questo. Grazie Daniele Mancarelli, ci sentiamo. Buona serata, speriamo di risentirci presto. Il libro è Tutto chiede salvezza, edito Mondadori, omonima serie TV per la regia di Francesco Bruni, la trovate su Netflix. Su R101, facciamo finta che...